lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Money Glitch da fare in due con un amico e abbiamo bisogno della base operativa. Il nostro amico deve avere la stessa base operativa, un Avenger nella sua base operativa e anche noi dovremo avere un Avenger. In più il nostro amico nella sua base operativa dovrà avere due posti liberi, anche uno è sufficiente, in maniera tale da poter capire bene il movimento delle auto. A questo punto il nostro amico entrerà nella sua base operativa, nel suo Avenger, e si metterà davanti a questa porta, ragazzi. Mentre noi che cosa faremo? Noi dovremmo andare in CEO Securo Serve, diventare CEO e invitare il nostro amico nella nostra organizzazione. Quindi andiamo a diventare CEO, invitiamo l'amico nell'organizzazione e ci mettiamo su ritirati. Adesso andremo a vedere bene il tutto. Ci mettiamo su ritirati, il nostro amico apre il telefono, diciamo accetta il messaggio e corre immediatamente verso la porta, e quando avrà schermata nera ci dirà che avrà schermata nera e noi ci ritireremo. Dovrà essere una cosa, insomma, dovreste stare in party per poterlo fare, però suppongo che sia abbastanza semplice mettersi in parte, insomma, no? O volete un tutorial pure per quello? Quindi a questo punto il nostro amico si troverà buggato nella nostra base operativa, ma vedrà la sua base operativa, e qui potremmo fare il glitch. Il nostro amico ancora non potrà guidare le nostre auto. Adesso vi mostro il perché. Perché se noi saliamo sull'auto, ragazzi, il nostro amico salirà con noi sì sull'auto, ma non potrà guidarla. C'è chi esce dalla base operativa, si inventa i castelli e cazzate varie, però non serve. Quindi l'unica cosa che dovrete fare, io adesso qui vi faccio vedere che il, insomma, chi mi sta aiutando non può guidare il veicolo. Quindi si mette qui in questa posizione, preme triangolo e non appena tocca la portiera per entrare nel veicolo, noi usciamo dal veicolo. Passerà al posto di guida, sì, però non potrà guidare, o alcune volte potrà anche guidare, però il 90% delle volte si bugga in questa maniera e non lascerà guidare. Allora, qui le cose sono due: o ve ne andate al creatore o cambiate sessione e poi vi fate rinvitare nella sessione del vostro amico. È abbastanza semplice. Il momento in cui noi usciremo dalla sessione, il nostro amico già sarà in grado di poter guidare l'auto, ragazzi. Quindi andrà a posizionare il veicolo nella solita posizione. Adesso andremo a vedere anche da riguardo in alto a destra. Nel frattempo il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà mandarci un invito a partita tramite giochiamo insieme, un invito per rientrare nella stessa partita. Quindi andrà nel party e farà un giochiamo insieme. Qui non ho messo la schermata, ma penso che ci arrivate da soli, insomma, a fare un giochiamo insieme, raga. Non lo so perché ultimamente tanti stanno belli rincoglioniti forte, forse sarà al caldo. Quindi a questo punto, dopo che avrà fatto il giochiamo insieme, noi dovremo rientrare in sessione. Però vedete che il nostro amico già potrà guidare il veicolo che comunque noi abbiamo nella base operativa e che è nostro. Quindi andrà a metterlo in questa posizione e noi, quando rientreremo nella base operativa, ovviamente ci ritroveremo il veicolo in questa posizione. A me ci ha messo un po' per caricare i dettagli e quindi niente, ragazzi, a questo punto rientriamo nella base operativa e andremo a fare il glitch, il solito glitch di sempre, ragazzi, che andremo al pallino giallo, vedremo se ci teletrasporta in auto e cazzi e mazzi, ragazzi, il solito glitch di sempre.
però tanto è inutile che vi dica il solito glitch ad esempio, perché tanto ve lo siete già scordato, quindi me lo toccherà rispiegare mentre che lo facciamo passo per passo. Mammina vi dà il cucchiaino con l'omogeneizzato e quindi nulla ragazzi, dai, aspettiamo un attimino che rientro nella base operativa e andremo a fare il glitch. È un po' di tempo che fa sta schermata nera strana ragazzi, prima di entrare in sessione, chissà perché, forse a causa dei nuovi aggiornamenti o a causa dei tanti fix che sono stati inseriti nel gioco. Comunque torniamo in sessione ragazzi, una volta che saremo in sessione ricordatevi il respawn nella base operativa ovviamente, se no dopo dovete stare in culo al mondo e andare in base operativa e cazzate varie. E una volta che avete fatto tutto, eccovi qui nella vostra base operativa col vostro amico. Io qui ho la macchina infossata, la vedo infossata, ma basta che ci salgo sopra, insomma torna tutto normale, vedete? Quindi a questo punto ci curiamo di fare il teletrasporto ragazzi e cerchiamo di passare, passerà al lato della guida da solo. Quindi una volta fatto questo e siamo sicuri che ci teletrasporta, usciamo dalla nostra base operativa, perché è quella nostra, e andiamo a chiamare una LG da un altro garage, una LG da sacrificare, una LG RH8 che non ci serve, che abbiamo già comprato in precedenza e che andremo a sacrificare. Allora, tutte le auto duplicate con questo glitch avranno una targa pulita, o meglio le LG che noi useremo per fare questo glitch daranno la targa all'auto che staremo duplicando, quindi non avete bisogno di targa personalizzata. Quindi andiamo a guardare la targa di quest'auto e la stessa targa di quest'auto che adesso mi consegnano ce la ritroveremo nell'auto che stiamo duplicando. Ricordatevi questa targa ragazzi. Quindi rientriamo in base operativa. E andremo a fare il teletrasporto, ragazzi, da pallino giallo alla macchina, no? Nel senso che comunque dobbiamo vedere se ci teletrasporta dal pallino giallo fino all'auto. Quindi ci mettiamo qui, premiamo triangolo, sì, ci teletrasporta, ok. Allora siamo pronti per fare il glitch. Ci mettiamo al pallino giallo e premiamo X e triangolo insieme. Se tutto sarà andato bene, spawneremo fuori con la nostra LG Retro Custom che avrà una targa pulita. Vedete, questa è la targa della LG RH8 che abbiamo appena chiamato. A questo punto chiamate il centro operativo mobile che nel terzo slot deve avere un deposito veicolo personale, e quando avete chiamato il vostro centro operativo mobile entrate nel centro operativo mobile, riuscite e l'auto sarà vostra. Questo è il metodo per salvare le auto. Detto questo ragazzi, spero che il glitch vi sia utile, che vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video. See you.